Salve a tutti, nel video di oggi parlo di come la nostra mente può influenzare la realtà che ci circonda. Più si allenati, più si diventerà potenti nel far accadere i nostri miracoli quotidiani. L'esercizio che vi sto per proporre vi farà capire quanto la mente umana può essere potente, sia per il bene che per il male. Vi chiedo quindi di lasciare un like e iscrivervi al canale se non lo avete già fatto prima e di proseguire nell'ascolto di questo video. Negli anni ho eseguito diverse volte questo esperimento per aiutare la mia mente e il mio subconscio a credere non solo nel mondo fisico e materiale, ma anche nel mondo invisibile e fatto di pura energia. I risultati sono sempre stati così incredibili che ho riproposto questo semplice esercizio anche ai miei familiari e alcuni amici più vicini. L'esperimento è sempre perfettamente riuscito ad ogni persona a cui l'ho proposto, creando molto stupore e curiosità. Iniziamo subito, senza perdere altro tempo. Sicuramente molti di voi avranno già fatto qualcosa di simile a scuola, ma vediamo di cosa si tratta. Prendiamo due vasetti identici, possono essere di vetro o di plastica. Io, in questo caso, ho utilizzato due vasetti dello yogurt. Adesso prendiamo del cotone idrofilo e appoggiamolo nel fondo dei vasetti, cercando di metterne uguale quantità. Adesso andate in cucina e cercate qualsiasi legume secco. Mi raccomando, non bollito o precotto. Vanno bene fagioli, lenticchie o qualsiasi altro legume secco che avete in casa. Prendetene in ugual quantità, 3 o 4, e metteteli nei vasetti sul cotone. Naturalmente la quantità serve uguale per avere la stessa identica probabilità di riuscita. Lasciate un pochino di spazio tra un legume e l'altro. Adesso inumidite il cotone con qualche goccia d'acqua. Il cotone nel corso dell'esperimento dovrà essere sempre inumidito. Benissimo, questo è l'esperimento che di solito fanno i bambini alle elementari. Dopo qualche giorno, mantenendo bagnato il cotone, si vedranno apparire le piantine. Noi andiamo avanti con questo esperimento. Prendete adesso un pennarello o un post-it e su uno dei vasetti scrivete una frase d'amore. Nel mio caso ho scritto ti amo e perdonatemi la calligrafia, ma ho scoperto che non è facile scrivere su un vasetto. Nell'altro scrivete una frase di odio o di rabbia. Io ho scritto ti odio, mi fai schifo. Adesso riponete i due vasetti in un luogo dove ci sia la stessa identica illuminazione e aereazione, per non avere dubbi sul risultato finale. Scegliete un posto alla luce oppure anche al buio completo, non fa alcuna differenza. L'importante è che siano nella stessa identica situazione. L'esperimento inizia adesso. Ogni giorno dovrete guardare il vasetto con la scritta d'amore e fargli dei complimenti, vocali o anche solo mentali. Dovrete immaginarvi la pianta che cresce forte e rigogliosa. Riempitela d'amore, fatela sentire amata e coccolata. Perdeteci qualche minuto ogni giorno. L'altro vasetto, con la scritta di odio, ci sono un paio di opzioni da seguire. Potrete caricarvi di odio e di rabbia e augurargli tutto il male possibile, anche in questo caso solo mentalmente o vocalmente, dicendogli che fa schifo, che non crescerà mai, che lo odiate, eccetera, eccetera. Oppure, nel caso non foste troppo esperti nel creare i vostri stati d'animo, potrete scegliere di evitare e ignorare il vasetto negativo, evitandogli appunto ogni tipo di concentrazione. Usate diversi momenti della giornata per fare questo esperimento. Per esempio, se fate complimenti al vasetto d'amore la mattina, cercate di aspettare il pomeriggio per mandare il segnale di odio all'altra pianta. Cercate sempre di far passare del tempo tra un'intenzione e l'altra. Altrimenti consiglio solo di evitare la pianta dell'odio. Vi mostro in 5 giorni cosa è successo al mio ultimo esperimento. Il vasetto con ti amo scritto sopra ha fatto nascere 3 piantine, già alte e rigogliose. L'altro vasetto invece, solo uno dei 3 semi è riuscito a far nascere un inizio di piantina e oltretutto molto piccola rispetto alle altre.
Come dicevo inizialmente, ho svolto diverse volte questo esperimento e i risultati sono sempre stati molto incoraggianti. Alcune volte addirittura i legumi con il vasetto d'odio non sono proprio nati, mentre l'altro vasetto mi aveva creato delle piantine favolose. Altre volte sono nate le piantine in entrambi i vasetti, creando però una notevole differenza di altezza e robustezza. Una volta addirittura nel vasetto d'odio sono nate delle piantine completamente bianche e trasparenti rispetto al colore verde intenso del vasetto d'amore. Quindi sicuramente noterete molte differenze anche nel vostro esercizio, nel vostro esperimento. Questo esercizio vi aiuterà a farvi capire quanto la nostra mente potrà essere potente, può essere potente, quanto le nostre parole e i nostri sentimenti possano influenzare il mondo che ci circonda. Dire un ti odio a un altro essere umano e avere una forte convinzione danneggerà energeticamente e fisicamente la persona, quindi dobbiamo stare molto attenti a quello che pensiamo e a quello che diciamo. Quando si consiglia di allontanarsi o proteggersi dalle persone negative, è proprio questo il motivo. L'energia si ottiene dalle vibrazioni della nostra mente. Un ambiente positivo creerà la vita, amore. Un ambiente negativo cosa può creare? Dobbiamo diventare consapevoli di questo. Le nostre parole e le nostre intenzioni modificano lo stato fisico del mondo. Questo semplice esercizio ne è la dimostrazione. Ogni volta che potrete, ripetete questo esercizio. Convincetevi di essere in grado di cambiare la materia intorno a voi e quindi potrete cambiare la vostra vita. Se trasmetterete amore, la vostra vita sarà rigogliosa, proprio come la piantina. Se trasmetterete odio e risentimento, tutto quello che avrete intorno ne sarà la conseguenza. Vi lascio il link in descrizione della mia pagina Facebook. Se vi farà piacere, sono curioso di vedere le foto dei vostri esperimenti. Spero anche stavolta di esservi stato d'aiuto e di avervi dato un minimo di consapevolezza in più per la vostra vita. Ciao a tutti!